Allora, quello che è successo ieri a Roma è un fatto gravissimo. Non si era mai verificato nella storia democratica di questo paese che fosse assaltata la sede della CGIL nazionale. È un fatto che dimostra la gravità della fase rispetto al tema delicatissimo della pandemia, del Covid, delle vaccinazioni, del Green Pass, della necessità di chiudere una fase e aprirne un'altra e del fatto che ci sono in questo caso Forza Nuova, ma anche altri movimenti di estrema destra che tentano di utilizzare un malcontento che c'è fra i non vaccinati per tentare di strumentalizzarli in maniera sbagliata. Noi riteniamo che questa cosa sia un fatto gravissimo. Non a caso ieri sera il segretario generale Landini ha detto che bisogna sciogliere i movimenti di estrema destra, che rischiano di inquinare in maniera pericolosa la fase democratica che stiamo vivendo. Noi oggi a Messina, come in tutte le province italiane, abbiamo presidiato le nostre sedi provinciali. Abbiamo avuto la presenza importante di associazioni, di consiglieri comunali, di deputati, di rappresentanti di altre forze politiche, della CGIL, della CISL, della UIL, la telefonata del prefetto, del questore, per esprimere solidarietà e disponibilità a fare azioni comuni per tentare di far sì che quello che è successo ieri a Roma sia un episodio e soprattutto alla vigilia del 15 di ottobre, quando entrerà in vigore la norma sul Green Pass nei posti di lavoro, evidentemente si possa questo governare in maniera tranquilla, senza che ci siano problemi e ricadute negative sul mondo del lavoro. Ecco perché noi riteniamo appunto che vigileremo e sicuramente, sicuramente la CGIL non si farà intimidire. Grazie mille.